Un buongiorno a tutti dalla Mega Service di Crippa Diego. Io sono Diego Crippa. Oggi vedremo come installare un filtro antipolline, un filtro abitacolo, a una Terios 1005 del 2009, il modello da libretto J2, che dall'origine è privo di questo filtro. Quindi vedremo come applicare un filtro abitacolo. Ecco, mi vedete qui, io sono Diego Crippa. Adesso vediamo cosa dovete procurare. Allora, una lampada portatile, un tappo per il filtro originale Daihatsu, vi do il codice che può essere molto importante. 88 892 tratto B4 010. Ok, dopodiché dovete procurare un filtro abitacolo, un filtro antipolline e il codice generico 759. Poi dipende dal filtro che prendete. Comunque, se vi interessa un codice è questo. Allora, dovete procurarvi un cutter o un cutter di quelli a penna per modellismo che vedete qua sulla destra. Il tappo è questo, vedete? Qui vedete come è fatto il tappo originale. Allora, bisogna smontare il filtro. Il filtro in quest'auto si trova dietro al nostro bauletto portaoggetti. Quindi apriamo il bauletto, vediamo di illuminare un attimino il punto. Vedete questa tacca che si trova qui? Ecco, come si vede sulla destra da quella specie di freccia? Bisogna spingerla internamente verso sinistra. Ora vi farò vedere come. Vediamo se si riesce a inquadrare un attimino bene. Allora, si spinge di là, si tira verso l'esterno, esce. A questo punto si alza leggermente il bauletto e si sfila. Perché dalla parte di qua abbiamo un'altra plastica che si è già sfilata, ma sotto dobbiamo sfilare questo ammortizzatore. Allora, per sfilarlo basta premere leggermente laterale e tirare verso l'esterno. Dopodiché si alza e si apre di più il bauletto e si sfila. Eccolo sfilato. Faccio a piano per farvi vedere bene di cosa si tratta. Qui, come potete vedere, in alto lì possiamo mettere momentaneamente la nostra lampada per avere la luce. Allora, qua è dove andrà inserito il nostro filtro. Vedete, bisogna tagliarlo qui con il cutter su tutto il lato. Dopodiché il nostro tappo si inserirà sopra. Quindi passiamo al taglio. Qui c'è una posizione apposita.
Vedete? Facendo attenzione a non rovinare la parte che sta sopra. Ok, allora, anche usando il cutter, vedete? Eccolo qua, guardate, vedete? Il nostro filtro si inserirà qua internamente. In pratica, vediamo che metta a fuoco. Vedete? Adesso è tanto per farvi vedere. Si inserisce internamente qua. Giustamente va tolto il celofane. Allora, il filtro anche la direzione, giusto per farvi vedere. Le frecce vanno in basso, la direzione dell'aria. La parte rigida del filtro va laterale e la parte morbida resta sul davanti. Vedete? In modo che se passa l'aria, storta questa lamella in giù, in modo di non far passare lo sporco. E si inserisce fino in fondo. Ecco, questo era giusto per farvi vedere. Adesso togliamo il celofan. Allora, per essere precisi, vi faccio vedere meglio. Le parti morbide vanno laterali, con l'apertura, per farvi capire, in su. Vedete, l'apertura è questa in pratica. Dove non è doppia, dove il filtro non è doppio, con la parola, con le frecce rivolte verso il basso, che l'aria entra dall'alto e va verso il basso. Allora, vedete, entra alla perfezione con un dito solo, perché questa parte più rigida va a far tenuta sul tappo. Allora, il nostro tappo, come vedete, la parte sotto ci sono delle alette per non far piegare il filtro, perché sotto abbiamo la ventola. Allora, si mettono sotto le alette, si mettono sotto, poi si infila sul lato sinistro fino a che si incassa la molletta che sta qua. Dopodiché si fa scorrere tutto il filtro, facendolo entrare bene, e va a bloccarsi anche l'aletta della destra. Ok, così il nostro filtro è montato e abbiamo installato il filtro abitacolo. Giusto per farvi vedere.
Dicevo, giusto per farvi vedere, girando le chiavi d'accensione sulla prima tacca e accendendo la ventola, si sentirà l'uscita dell'aria che adesso passa attraverso il filtro abitacolo, il filtro antipolline. E in questo caso è un filtro normale, ma se noi mettiamo un filtro a carbone attivo, passerà attraverso il carbone attivo, togliendo anche i gas di scarico che contengono le auto. Allora, arrivati a questo punto, per rimontare è molto semplice. Vi faccio vedere. Allora, si prende il bauletto. Si posiziona questa tacca che sta sotto con il bauletto, dopodiché si inserisce questa tacca, vi faccio vedere, ecco, posizionato il bauletto sotto, si fa entrare prima la parte di sinistra e poi la parte di destra. E il gioco, ragazzi, è fatto. Si attacca a questo punto l'ammortizzatore che sta qua, giusto per farvi vedere. Aspettate, che accendiamo la nostra lampada così almeno vedete. Allora, vedete qua sotto, si posiziona l'ammortizzatore e si preme dalla sinistra verso la destra, facendolo entrare. Ecco, a questo punto, ragazzi, il gioco è fatto e il lavoro è finito. Quanto ci abbiamo messo? 12 minuti e 40. Ed ecco qua installato il filtro antipolline, o chiamato più comunemente filtro abitacolo. Comunque sia, si prova per vedere il buon esito del lavoro. Come vedete, lavoro eseguito alla perfezione. Quindi un saluto a tutti, Diego Crippa, Mega Service di Crippa Diego a Olginate. Se dovete fare l'installazione, venite da me, vi aspetto. Un buongiorno a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial.